La signora Mattei è la prima volta che parla pubblicamente di suo marito. Ha scrupolo di farlo ancora oggi per ragioni assai intime. E anche, ma questo lo dice proprio come estrema difesa, perché essendo viennese teme di non sapersi esprimere come vorrebbe. Con lei, signora, se me lo consentirà, io vorrei fare un discorso più privato. Negli ultimi tempi suo marito aveva più vivo di prima il senso del precario, del provvisorio, tanto da farlo parlare più spesso della morte. Non è che parlava della morte, lui diceva solamente che, insomma, sti minacci che erano fatte da tutte le parti, che, insomma, ogni tanto lo preoccupavano. Una notte mi sono svegliata e visto che lui piangeva ed era molto preoccupato, dico, ma cosa c'hai, perché sei così irrequieto? Allora lui mi diceva, sì, è venuta un'altra minaccia, mi vogliono, insomma, levare dalla circolazione, e piangeva molto. Voglio una carta che io ho chiesto, uno scritto, insomma, io ho chiesto, me lo fai leggere chi è, cosa ti dicono, com'è sta minaccia? No, 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 meglio che tu non lo leggi, perché poi tu ti agiti e poi non pensi a tante cose, meglio che tu stai tranquillo, e così non me lo fece leggere. Il pianto di quella notte, signora, fu un episodio sconcertante per lei? Sì, io sono rimasta, perché come un uomo molto forte, molto difficilmente l'ho visto piangere, l'ho visto solamente in occasione quando è morta la mamma e il padre, ma se no non era un uomo che piangeva. E quella notte proprio si vede che ha avuto una cosa che lo preoccupava molto. Io adesso non so cosa c'era scritto in questa minaccia, ma però era molto agitato. Signora, per quanto possa essere doloroso per lei, io la prego di ricordare come apprese quella sera la notizia della morte di suo marito. Io sono tornata, sono andata con degli amici al cinema. Prima aspettavo la sua telefonata da Milano, perché ho detto di telefonarmi subito quando arrivavo. Visto che la telefonata alle 10:15 ancora non era arrivata, ero un pochino preoccupata. Poi erano questi amici che mi hanno invitata al cinema e siamo andate al cinema Fiamma. Vedere l'affittacamere, ma io avevo un gran nervoso addosso, mi tremavano le gambe come se fosse, non potevo neanche seguire il film, direi, come, ero molto eccitata e tremavo tutto, e diceva, sentivo come se piovesse, allora diceva, questa mia amica diceva, senti, io non so, senti anche tu piovere, io sento piovere, cos'è sta cosa? C'è un so che è non giusto, non mi sento tanto per la quale, non so neanche se arrivo di vedere tutto il film. Poi il film era bello perché era l'affittacamere con la Kim Novak, e mi dispiaceva per loro di andare via, ma mi sentivo un so che di non potersi stare. Poi però stette fino alla fine. Poi mi hanno accompagnata a casa, quando sono arrivata all'albergo, ho visto tanto di quella gente all'albergo, dico, ma cosa è successo? E la prima persona che mi si avvicinò era il comandante Dyson, che ogni tanto veniva da noi a pesca. E mi disse, Enrico ha avuto un piccolo incidente. Allora ho detto, no, Enrico è morto. E poi è venuto anche l'ingegner Zammatti e ho detto, signora, coraggio. Io sono rimasto come... Non potevo piangere, non potevo fare niente, stavo proprio come, non so, niente. Poi sono andata su, irrigidita, strana, proprio come se, non so, un shock tale avuto che non sapeva più cosa dire. E loro hanno insistito di dire no, no, è successo solo una piccola cosa. Però io ho capito subito che non era così. Poi sono andata su in camera e non potevo piangere. Non ho potuto piangere per niente, stavo come se fosse paralizzata. Poi, signora, col tempo, qual è stato il ricordo di suo marito che l'ha consolata di più, che l'ha aiutata di più a ricominciare? Beh, il ricordo mi ci è voluto moltissimo, perché adesso sto un pochino riprendendomi e tutti i giorni lo penso sempre. Ma... pensato che bisogna continuare la vita, non si può andare proprio a vivere chiusi, eccetera. Allora ho cominciato un pochino a frequentare la gente e così, però lui ci pensa sempre. La ringrazio molto, signora, mi scusi.